telespettatori buongiorno da Franco Pitanello dallo stadio Fina di Montemiletto tutto pronto per l'incontro di calcio valevole per la quinta giornata del campionato di eccellenza Girone D ad affrontarsi saranno il Lions Mons Militum e la Mariglianese. Il signor Valcaccia fa partire in questo momento le due squadre al centro dell'area batte il calcio d'angolo primo palo l'arbitro. Guarda il collaboratore che assegna la rimessa dal fondo, protestavano i calciatori del, del Montemiletto in profondità, arriva il numero 2, palla al centro, esce Cocchiarella, blocca il pallone sul primo palo, nulla di fatto, messa al centro, esce Dauria di pugno, ancora Tufano, palla sui piedi del numero 11 Arciello, messa al centro, Sparandeo va al tiro. Palla messa fuori, i giocatori del, del Mons Militum, il collaboratore non ha dello stesso avviso, ancora ma la fronte in aria. Alla fine non c'è calcio d'angolo. Sbroglia la matassa, Petrarca va al tiro dalla distanza, blocca abbastanza goffamente Dauria. Esce Cocchiarella, blocca il pallone senza difficoltà. De Angelis, avanza palla al piede, si propone in sovrapposizione. Aracri lo serve, entra in aria, palla rete! Passa la Mariglianese con un tiro fulmineo di De Angelis che dalla sinistra sblocca il risultato fine dei primi 45. l'arbitro dà un falso avvio, ma siamo partiti. il pallone Aracri. Cestaro ancora Rete smancata dal numero 10. Liscia. Barbarisi. Calcio di rigore per l'amariglianese. Esperienza contro Gioventù. Parte Malafronte. Para. Para cocchiarella. Cocchiarella tiene il. Palla al centro, stacca, parte, calcia, nulla di fatto. Pa... Ancora in aria, calcio di punizione e ammonizione per il giocatore della Mariglianese. Si tratta del numero 18, ammonito Liberti, espulso addirittura Liberti. Doppia ammonizione dalla nostra posizione, onestà il vero, poteva esserci anche il calcio di rigore, però dal calcio di rigore a passare addirittura all'espulsione il passo è stato veramente rete, la pareggia, il Monte Miletto con Napolitano. Il Monteminetto ha messo il cuore oltre l'ostacolo, ha raggiunto il pari e cerca di, addirittura di vincere la gara. Vediamo cosa succede, Mariglianese in 10. batte, palla lunghissima, finisce così, palla fuori, nulla di fatto, finisce qui la partita.